minuti. L'abbiamo fatto di squadra. Abbiamo quindi 10 minuti una squadra e 10 minuti l'altra. Non si elimina. Quindi chi arriva fino alla fine, cioè chi elimina più, vince, lo sappiamo. 7 minuti, 7 facciamo 7 minuti, ok? Allora ripeto, dentro, dentro, quelli che vanno dentro, noi siamo fuori. No, quelli che avanti entravano. No, uno, la seconda, quella sta fuori. Quindi chi ha chiamato sono dentro. Papà, tu devi giocare. Sì, certo. Infatti mi sto... Io una domanda. Cartaccia. Prima con la preghiera, poi facciamo saluti, abbracci, baci, eccetera. Utilizziamo la parte della preghiera che inizia con preghiera per la nostra terra. Le altre due le abbiamo già usate le scorse volte. Ci alziamo. Casa, il povero Carlo, sacerdote qua in Montagnola, responsabile dei giocatori. Do il benvenuto, siamo incrociati prima all'aperitivo con qualcuno e volentieri l'ho venuto a Don Walter che sono quelli che avevano vecchi tempi di 20 anni fa quando eravamo vicini di classe in seminario, si capiva già dai tempi che avrebbe fatto carriera. Ma quindi vieni subito da ragazza giovani che promettono bene, era un vitraio della cantina, va bene, quindi buon incontro a tutti, dai, saluto ancora anche Don Massimo. Conoscere e incontrare oggi e spero che il nostro oratorio oggi sia ben disposto per il vostro lavoro e il vostro incontro. Gli spazi? Sì, no, gli spazi ci sono, troverete altre persone in giro, non spaventate, perché sono altri incontri contemporanei, come ben si conviene, ma uno degli oratori ancora che ci prova a fare l'oratorio e a vivere la realtà delle famiglie, della pastorale giovanile, eccetera, eccetera. Buon lavoro a Don Walter, al massimo, buon lavoro a voi, buon pomeriggio. Grazie. Grazie. Do anche il benvenuto, sono là insieme a Roberto, Paola e Claudio, Nadia e Emilio. Siamo i referenti di questo, quei gruppi parrocchiali, gruppi familiari di questa parrocchia, comunità pastorale. Diamo il benvenuto a tutti e lasciamo subito i bambini a giocare con gli animatori. Gli animatori li vedete schierati là, con le magliette d'ordinanza da animatore. Alcuni sono educatori ACR, alcuni sono dell'oratorio tout court e quindi perfettamente a vostra disposizione. Gianni, dovete fare qualcosa? Facciamo due gruppi. Allora. Allora, come responsabili, fermi animatori, come responsabili per le medie, quindi prima, seconda, terza media sulle mani, ragazzi, 1, 2, 3, 4, ok? Vanno con come nome? Luca e Gianluca, ok? Cominciano ad andare che loro sanno. Invece per le elementari, che abbiamo la parte di qualcosa, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 educatrici, ok? Cominciano a andare, e anche loro. C'è anche la scuola. Introdurci. Tanto per introdurci un po' nello spirito di questa giornata e far conoscere un po' lo spirito di questa iniziativa agli amici di Gorgonzola che ci ospitano quest'oggi. La maggior parte di quelli che sono presenti, che appunto fanno riferimento alla Commissione Famiglia dell'Azione Cattolica, già si ritrovano da parecchio tempo e per l'Azione Cattolica animano un po' la pastorale, l'attenzione dell'associazione nei confronti
attraverso diverse iniziative, che sono la preparazione del testo che si usa durante l'anno per gli incontri mensili dei gruppi familiari, sia per la preparazione di queste giornate di spiritualità familiare, che solitamente sono tre: una in autunno, una verso l'età inverno e una verso inizio primavera, che è praticamente questa. Queste iniziative, questi eventi si fanno nelle parrocchie proprio per coinvolgere altri gruppi familiari, far conoscere un po' l'attività dell'Azione Cattolica ad altre realtà, proprio perché lo stile dell'Azione Cattolica è proprio quello di essere presente, servizio delle parrocchie per la formazione, come ricordava questa mattina anche Don Ambrogio nell'omelia. L'ultima, anche se non da meno importante, direi forse la più importante, è la preparazione della settimana di formazione, di vacanza, che si tiene tutti gli anni a Santa Caterina. E dopo qui c'è il programma di quelli di quest'anno, che verrà consegnato, e chi vorrà poi partecipare c'è scritto poi come fare. Santa Caterina è sopra Bormio, per chi non lo sapesse, magari chi viene da Catania che non sa dov'è la montagna. Non c'è anche apposta oggi la terra. Perché siamo famosi, però. Allora, tanto per presentarci, quella dell'Azione Cattolica non c'è bisogno. Io sono qui oggi in qualità di assistente diocesano dell'Azione Cattolica, anche se questo è il secondo lavoro, un lavoro in nero, perché poi nella vita faccio prevalentemente un'altra cosa per la diocesi, e poi a tempo perso faccio anche un po' di parrocchia, l'Azione Cattolica, eccetera. Quindi, vabbè, questo è il mio ruolo. Invece Don Walter Magnoni, originario di Abbiate Grasso, da dove viene appena adesso, è andato a trovare i suoi genitori, è il mio convivente. No, nel senso che, allora, l'ho detto di proposito questa battuta, perché io, lui, Don Gianni, che è l'assistente unitario della Sede Cattolica, Don Luca Ciotti, che è l'assistente dei giovani, Monsignor Piantanida, che è un prete in pensione, diremmo, che poi aiuta un po' le parrocchie del centro, poi Don Luciano Andreolo, che dovreste conoscere perché a suo tempo è stato assistente adulti e del gruppo famiglie della Sede Cattolica, adesso è responsabile, uno dei responsabili dell'ufficio famiglia. Costituiamo una piccola comunità di sacerdoti a San Giorgio, nella parrocchia di San Giorgio in via Torino a Milano, e appunto viviamo insieme, quindi ciascuno a casa sua, ci mancherebbe, però nei limiti del possibile, cioè consentendo gli impegni, conferenze, andi e rivieni, eccetera, cerchiamo di mangiare insieme, di ritrovarci insieme, pregare insieme, eccetera. Non so poi se stasera Don Walter ci sarà, comunque andando a casa, io vado a casa a preparare da mangiare, poi ci troveremo in 4-5, e sono le cose più pericolose quando si tira insieme, perché dopo comincia a tirare insieme le acciughe di qui, tira insieme le olive di là, fai su un pastore che dopo vedete i risultati. Ma lui va a nuotare, ma c'ha anche 20 anni meno di me, quindi quando arriverà 20 anni in più, poi vedremo dove va a finire la pancetta. Chi è Don Walter Magnoni? Oltre ad essere un simpaticissimo prete della diocesi di Milano, è responsabile dell'ufficio, un servizio, come chiamate come volete, per la pastorale sociale e del lavoro. Quindi per il tema che quest'oggi si voleva trattare, il rapporto tra la Chiesa, il mondo, scusate, la famiglia, Chiesa, mondo, società,
città, eccetera, sembrava appunto la persona più adatta, proprio perché quotidianamente i suoi interessi, i suoi studi, il suo approfondimento, ma tutta la sua attività che va al di là anche del servizio diocesano, perché lui per gli incontri e i rapporti che ha, il servizio che fa, ha un respiro anche nazionale, si incontra in CEI, si incontra con altre diocesi, eccetera, quindi può darci uno sguardo un po' più ampio su questa tematica. Detto questo, la finisco qui e diamo la parola. Grazie Don Massimo. Don Massimo, appunto, questo sistema per la nostra comunità è un buon punto di riferimento, perché non solo è l'economo, ma è anche quello che nelle cose più pratiche è un po' la matrica della situazione. Questo... Allora, mi è stato chiesto da in realtà poi da alcuni di voi, che però non sono presenti, perché avevo una gita scolastica e che capiva la Roberto Sculacchi. Il titolo è appunto Famiglia e Energie per la Vita. Loro mi hanno dato alcune indicazioni. Io allora ho pensato a questa cosa. Vorrei iniziare con un brano della parola e poi da lì passare alla dal sito, visto che non conoscete, anche perché mischiate le preghiere. Cioè, questa preghiera finisce, no? Dove c'è scritto preghiera cristiana per il creato, questa è la seconda, cioè è la seconda che inizia precisamente in quel momento, no? Allora, sono convinto che non tutti l'hanno letto, cioè quello che l'ha letto dice, ma cosa stanno facendo? Io diciamo già la seconda, la prima. E la pagina da cui voglio iniziare con voi quest'oggi è la pagina famosissima delle nozze di Cana di Giovanni II. Allora la leggiamo, poi io inizio a commentare quelle e poi da lì passeremo un po' le parole di Papa Francesco e soprattutto a cercare di capire cosa dicono la parola di Dio e il Magistero alla nostra vita e al nostro essere famiglia. Quindi cercheremo proprio anche di entrare nel concreto della quotidianità. Qualcuno serve una foglia di oggi, sono in fondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Perché ho scelto di partire da questa parola che il titolo dell'incontro è Famiglie e Energie per la Vita? Ma perché in realtà questa pagina che comunque con una sua bellezza, una sua capacità evocativa, ci narra appunto di una situazione strana che è quella in cui viene a mancare il vino. E voi sapete che il vino è metafora di tante cose, c'è chi dice il vino è metafora dell'amore,
metafora per esempio della gioia. E allora noi possiamo partire da questa pagina guardando ad un tempo, ad una società, a delle famiglie che tante volte assomigliano un po' agli sposi di questa pagina, ovvero improvvisamente non si capisce come e perché sembra che venga meno la gioia. E questo, nella mia esperienza di prete, sono prete dal 2000, quindi 16 anni, non sono tanti, però non sono neanche così pochi per non aver accompagnato famiglie, mi ha portato a vedere come la gioia dentro un matrimonio vive delle fasi alterne. Ci sono momenti di entusiasmo della preparazione del matrimonio, l'attesa del viaggio di nozze, la partenza, e poi però c'è anche la prima routine, l'accorgersi che gli spazi diventano più stretti, la prima litigata, quando il marito dice ma mia mamma me lo faceva meglio questo cibo, quante ne abbiamo diverse copie, ricordo un po' che proprio la loro prima bella litigata è stata proprio su come faceva un minestra, no? E la mamma, sempre nel rapporto nuora suocera, è uno dei rapporti delicati della storia in tutti i tempi, no? E, ecco, nella famiglia può accadere che si perda la gioia, e questo accade perché il fatto che si arrivi poi a situazioni di separazioni, le percentuali ci dicono comunque che non sono bassissime, e dall'altra parte è anche un ritratto di una società, quella occidentale in particolare, che appare un po' stanca in alcuni momenti. Per certi versi forse anche un ritratto non di Gorgonzola, che vedete è una parrocchia, una città viva, con tantissime iniziative, però noi oggi incontriamo anche parrocchie un po' stanche. Don Massimo va in giro, lui visita le parrocchie per questioni amministrative e poi dopo ci racconta qualcosina nella privacy, però emerge una stanchezza a volte anche di prete. Esistono preti stanchi, cioè che poi li vedete, no? Che non invogliano tante volte perché appaiono troppo preoccupati, affannati. Ecco, c'è una gioia che si perde. Il parallelo tra questa pagina di Vangelo e la nostra vita è proprio qua. Non hanno più vino, non hanno più gioia. Prima domanda per noi è: quando dentro una famiglia la gioia viene meno? Quando dentro una società la gioia viene meno? E in questa pagina c'è la capacità da parte di Maria di vedere, leggere quello che sta accadendo. La figura di Maria è figura paradigmatica, perché è colei che è capace di cogliere la situazione. È colei che vede e sa dire a Gesù: non hanno più vino. Poi c'è tutta... Giovanni è l'evangelista più attento alla teologia, c'è una teologia dietro ogni parola. Nel Vangelo di Giovanni non c'è mai una parola di troppo. E quindi quando Gesù risponde: donna, che vuoi da me? Non è giunta ancora la mia ora, qui potremmo starci un pomeriggio, perché Gesù usa donna, che poi tant'è che ritroveremo, sapete dove si ritrova questa donna? No? Sotto la croce, donna, ecco tuo figlio, nei momenti importanti la chiama donna, non è un disprezzativo, perché non è solo la madre, ma è anche una donna che rappresenta di più. E poi dice: non è ancora giunta la mia ora. Perché nel Vangelo di Giovanni c'è tutto il tema dell'ora, che è quello della glorificazione, che è proprio precisamente quello della croce. Bene, ma la cosa interessante, per me importante, ed è quello su cui vorrei partire e che vorrei che fosse per noi un po' il centro di questa pagina e anche della nostra riflessione, non è né su Maria né su Gesù, ma è sulla figura dei servi. Cioè io credo che quest'oggi dovremmo provare a guardare i servi di questa pagina come coloro a cui un pochettino provare ad assomigliare come famiglie.
perché proprio i servi? Perché vedete, Maria dice a noi, se ci immaginiamo come servi, qualsiasi cosa vi dica fatela. Nella vecchia traduzione era fate quello che vi dirà. E peraltro è bellissimo, no? Cioè, quante volte nel nostro cammino spirituale abbiamo detto ma io vorrei fare quello che Dio mi chiede. Francesco d'Assisi diceva spesso, Signore, cosa vuoi che io faccia? Ma i servi qui appaiono decisivi perché sono i collaboratori della gioia. Solo grazie alla figura dei servi e alla loro azione Gesù può compiere questo segno di riportare gioia dentro una situazione in cui si è persa. Ma la frase che mi piacerebbe, che tante volte non viene sottolineata, perché il brano è talmente ricco che si possono fare tantissime sfaccettature, però c'è una frase che dobbiamo imparare a memoria, che dobbiamo tenere presente, è la frase di questa pagina per noi, ed è la frase che dice e le riempirono fino all'orlo. Cioè, questo riempire fino all'orlo, queste anfore per la purificazione, no? Queste giare, è un'operazione importante, perché vedete, Gesù dice di riempirle, ma loro decidono di riempirle fino all'orlo, e siccome si ha a che fare con cose che pesano, perché sono agli 80 e 120 kg, 100 litri al chilo, sapete che si equivalgono poi nel peso, allora non tutti l'avrebbero riempite fino all'orlo. Cioè, qui dentro noi vediamo quello stile che per esempio era molto suggerito da Dognocchi, di fare bene il bene, cioè riempirne fino all'orlo, dice un collaborare pienamente, cioè vuol dire, perché ci sono modi e modi di vivere la nostra azione nel mondo, c'è un modo un po' sfaccendato, oppure quello del classico dipendente che fa quello che deve fare nel mansionario e non chiedetemi di più, e conosce a memoria il mansionario, e se gli chiedete una cosa di più dice che no, questo non spetta a me. E c'è invece chi entra dentro la mission, fare bene il bene. Vi leggo un passaggio che mi ha molto colpito, di Primo Levi. Sapete che Primo Levi è stato deportato in campo di concentramento, e lui racconta così: nel campo di concentramento ho notato spesso un fenomeno curioso, il bisogno del lavoro ben fatto è talmente radicato da spingere a far bene anche il lavoro imposto, schiavistico. Il muratore italiano che mi ha salvato la vita portandomi cibo di nascosto per 6 mesi detestavo i nazisti, il loro cibo, la loro lingua, la loro guerra, ma quando lo mettevano a tirar su muri li faceva dritti e solidi, non per obbedienza ma per dignità professionale. Fare bene il bene, li riempirono fino all'orlo. Ecco, credo che questo sia il compito, sia la sfida dentro cui noi oggi siamo dentro. Spesso la mancanza di gioia nasce da un giocare al ribasso, da un'obbedienza formale che sta sul minimo sindacale, da un'incapacità di slancio, da rimanere sempre dentro quella stanchezza o quel vai avanti tu che a me viene da ridere. Questo poi porta persone che sono sempre loro a fare le stesse cose ad altre, che e non aiuta a creare una sorta di corresponsabilità. E questi servi vivono una corresponsabilità che peraltro il loro capo neanche si accorge, perché il maître appunto dice ma che strana questa cosa. Di solito tutti danno il vino buono all'inizio e poi quello meno buono alla fine, quando la gente è già bello ubriaca.
Isacca che tanto non conosce più che Noè. E voi fate il contrario. Ecco, collaboratori della gioia come i servi vuol dire anche non farlo per essere visti, ma perché si riconosce che c'è in gioco una posta alta. Non c'è un bisogno di riconoscimento. In tanti non vengono, però la gioia è tornata. E invece dentro una società un po' narcisistico e autoreferenziale come la nostra, tante volte il rischio è precisamente quello che o c'è un riconoscimento, o se no, questa cosa non la posso fare. E viene a mancare quel principio che nella moderna dottrina sociale della Chiesa, in particolare da Benedetto XVI in poi, è fondamentale, che è il principio della gratuità, che come sapete bene è precisamente l'opposto del gratis. Cioè gratis è una cosa che non costa niente, gratuito è qualcosa che ha un valore incommensurabile, ma che è così alto che io non te la posso far pagare, te la dono. E se non te la dono, non è gratuita. Ecco, volevo partire da qui, e su questo si collega bene la figura di Papa Francesco, che ci ha insegnato l'importanza di essere collaboratori della gioia. Papa Francesco ci dice che ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di quaresima senza Pasqua, Evangelii Gaudium numero 6. E poi nell'Evangelii Gaudium, che peraltro qualcuno di voi era a Firenze, quando abbiamo fatto l'incontro ecclesiale della Chiesa italiana, c'è stato a novembre a Firenze, c'è stato l'incontro di tutta la Chiesa col Papa, e nella Basilica lui ha dato alcune indicazioni, un discorso molto bello, e poi dice: ma non spetta a me dirvi cosa dovete fare, perché il discernimento lo dovete compiere voi, ma mi permetto di dirvi che forse dovreste leggere un po' meglio l'Evangelii Gaudium, perché effettivamente questo testo, un po' forse anche come la Laudato Si, e speriamo non come adesso l'esortazione che è appena uscita post-sinodale sulla famiglia, che immagino voi avete già in mano e siete già a metà, non rimangano testi vuoti, ma possono essere letti, conosciuti, meditati e diventare prassi. Ecco, lui nell'Evangelii Gaudium, al numero 66, parla proprio della famiglia e dice: la famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave, perché si tratta della cellula fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri, e dove i genitori trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva, che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Ma il contributo indispensabile del matrimonio alla società supera il livello dell'emotività e della necessità contingenti della coppia. Questa parte, questo passaggio, ci fa dire che la gioia di cui la società ha bisogno e di cui la famiglia può essere portatrice non è semplicemente la gioia data dal momento emotivo. C'è una gioia che può provare anche chi inizia a sbevazzare e dopo un po' è mezzo ubriaco. C'è quella fase in cui si ride e si ride continuamente. Ma la fase successiva spesso è il mal di testa e una depressione peggiore di quella da cui si veniva prima. La gioia del cristiano assomiglia al canto gregoriano. La gioia del cristiano è come un fiume che in alcuni momenti rimane un po' sottoterra e solo dopo compare. Non è quella gioia esplosiva che di chi è sempre sopra le righe, ma è più la letizia, quella capacità di rimanere stabili anche dentro le fatiche della quotidianità. Ecco, credo che questa sia un po' la sfida dentro cui noi siamo chiamati. Bene, come vivere e come poter riportare questo stile, questa gioia che è energia per la vita? Allora,
Un primo aspetto è che dobbiamo imparare questo stile della gratuità, e l'abbiamo già detto. Il secondo, che oggi, come sempre, si vede il male, ma il bene non è sempre evidente. Cioè, c'è un aiutare la società a saper vedere anche le azioni di bene che sono presenti. E io vedo in giro molta preoccupazione, paura legata a non capire quello che sta accadendo, e quindi sembra che non ci sia mai stata una stagione della storia così incerta come quella in cui siamo, che non sai dove andare, possono metterti delle bombe, persone che si fanno saltare, in più in nome di una religione, se e qualcuno scrive, ma se non esistessero le religioni non esisterebbero le guerre. Però vedete che siamo in una sorta di schizofrenia, no? In cui tra l'altro si cerca sempre il capo espiatorio, cioè bisogna sempre trovare una ragione che consoli, quindi dice la colpa è quella, quindi io trovo un colpevole e tutto il resto funziona bene, senza mai metterci realmente in discussione nel profondo, nel capire che tante volte anche noi siamo compartecipi del male che è presente, attraverso quella che Giovanni Paolo II chiamava le strutture di peccato, dove noi non riconosciamo più il bene dal male.